Venite! La storia di Uchitsune vi attende! Tempo fa, un palazzo imperiale fu assediato da un demone alato. L'imperatore chiamò Uchitsune, l'arciere più famoso del tempo, che utilizzava un arco benedetto da un kami. Quando il demone ritornò, Uchitsune era pronto. Arco lungo alla mano, mira infallibile. Le sue frecce volavano più lontano di qualunque altra in Giappone. Uchitsune scoccò una sola freccia. Trafisse il demone al cuore e questi, cadendo a terra, lanciò contro Uchitsune la sua ultima maledizione. Poco dopo, Uchitsune vide sagome del demone ovunque. Il suo arco leggendario non sbagliò mai, ma ogni volta che la freccia colpiva il bersaglio si sentiva un urlo umano. La scia di cadaveri condusse alla sua cattura. Nonostante molti chiedessero la morte di Uchitsune, l'imperatore provò pietà per lui. Uchitsune fu bandito nell'isola di Tsushima. Morì anni dopo, solo e ricordato da pochi. L'arco lungo uccisore di demoni è nascosto qui sin dalla sua morte. Secondo alcuni, è in attesa di un degno signore. Secondo altri, è ancora portatore della maledizione. Maledetto o meno, sembra un arco potente. Attenzione, signore. L'arco infonde l'ombra nel cuore di chi lo cerca. Lo terrò a mente. Il problema è dove iniziare a cercarlo. Per placare la sua mente, Uchitsune passeggiava sulla costa, ossessionato dalle ortensie blu lì presenti. Forse vi forniranno un indizio. Le ortensie blu di cui parlava il bardo. Devo essere vicino. La tomba è stata aperta. Un'isola circondata da fiori blu. Forse l'arco di Uchitsune si trova lì. L'ultima dimora di Uchitsune. Smetti di cercare l'arco maledetto! Non porta che morto!
Aveva una maschera da demone Tengu. La freccia era solo un avviso. Devo stare molto attento.
Altri fiori blu. Una montagna circondata da fiori blu. Forse il suo arco si trova lì. Continua la tua ricerca e Tsushima cadrà. Basta, parla chiaro. La tua ultima possibilità. Lascia stare l'arco. Thank you.
Grazie per ciò che avete fatto a Komatsu. Mio signore, i mongoli hanno occupato il dojo di Ogawa. Anni fa mi addestrai lì. Passai un'estate a duellare con i giovani samurai del clan Nagao. E se i mongoli imparassero le nostre tecniche? Credo che gli servirà un po' di tempo. Li fermerò prima che ci riescano. Nessuno può piegarti, nemmeno i mondi. Possiamo solo sperare. Hmm.